Buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno e benvenuti a questo webinar sulla comunicazione istituzionale ai tempi del Covid-19. Come sapete, si tratta di uno dei webinar della settimana dell'amministrazione aperta, dell'Open Gov Week. Grazie, buongiorno. Ditemi se mi sentite bene, se mi vedete bene. Allora, intanto due informazioni di servizio. Questo webinar è registrato e la registrazione verrà messa a disposizione a partire da questo pomeriggio nella scheda evento da cui vi siete registrati. Altra informazione di servizio: se avete domande da porre ai relatori, potete utilizzare la chat che state già utilizzando per i saluti. Veniamo al webinar di oggi. L'emergenza Covid ha rappresentato un acceleratore per le attività del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, sia per ciò che riguarda il sostegno del settore dell'editoria, sia dal punto di vista, diciamo, della comunicazione istituzionale. Infatti, il Dipartimento, nell'ambito della sua attività istituzionale, che è quella di realizzare e diffondere le campagne di comunicazione per tutte le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma anche di altre amministrazioni dello Stato, ha affrontato l'emergenza Covid ponendosi come obiettivo strategico quello di informare i cittadini su cosa? Sui corretti comportamenti da seguire e sulle misure del governo adottate per fronteggiare l'emergenza Covid. Questa attività e si è svolta in coordinamento con l'ufficio stampa e del portavoce del Presidente del Consiglio dei Ministri e ovviamente con il Dipartimento della Protezione Civile e con il Ministero della Salute. Con questo webinar il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria ci dà da un lato la possibilità di conoscere il processo con cui si progetta e realizza una campagna di comunicazione istituzionale e dall'altro di analizzare alcune buone pratiche. Io passerei la parola al consigliere Seppe, capo del Dipartimento, perché diciamo, inizi a raccontarci questo processo. Quindi chiedo al consigliere Sepe di attivare la webcam e il microfono. Eccomi qua. Buongiorno Benissimo, a tutti. le condivido. Benissimo, le condivido. Prego, Vado. consigliere. Allora, buongiorno a tutti. La mia breve presentazione mirerà a un argomento più generale rispetto a quello che affronterete successivamente con gli interventi dei miei collaboratori, che saranno incentrati, come dice il tema stesso del webinar, sulla comunicazione durante il periodo Covid. Mi è parso comunque utile, visto che si tratta, diciamo, della settimana aperta e quindi il governo in qualche modo deve spiegare qual è la sua struttura in qualche modo e cosa fa, come si collocano queste attività della comunicazione istituzionale all'interno del più ampio attività di politiche attive per il sostegno del sistema dell'informazione che vengono gestite dal Dipartimento. Per cui, sia pure rapidamente, vi scorrerò un paio di slide, in totale sono 9, non vi preoccupate, è una cosa abbastanza rapida, che da una parte vi collocano il Dipartimento all'interno della Presidenza del Consiglio e dall'altra insomma, si concluderanno con una esplicitazione di quello che è l'altro ramo di attività che fa capo al Dipartimento, che è quello delle politiche attive di sostegno al sistema editoriale. Peraltro, abbastanza implementato durante tutto il 2020, comprensibilmente in relazione alla crisi, e che insomma, sono state proiettate anche nel 2021 e in qualche caso anche sul 2022. Per cui entrerei subito un attimo con le slide. Allora, la prima cosa che vi volevo chiarire è che il Dipartimento si colloca all'interno, come vedete da questa prima slide, della Presidenza del Consiglio. La Presidenza del Consiglio ha una sua configurazione molto specifica perché non è un ministero, nel senso che la legge stessa costituzionale, la norma costituzionale che è l'articolo 95, ha previsto una legge per quanto riguardava il riordino delle competenze dei ministeri, legge che poi è stata adottata nel 99
e una legge specifica, quindi distinta da quella dei ministeri, per la disciplina dell'attività di governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio. Di tal che questa legge è poi stata adottata con largo ritardo, ma comunque che è la 400 dell'88, sono stati definiti compiti e struttura della Presidenza del Consiglio, giusto anche il secondo provvedimento normativo che ha interessato la Presidenza in quegli anni, che è del decreto legislativo 303 del 99, in esecuzione di un'apposita delega che il Parlamento aveva dato al governo distintamente per i ministeri e per la Presidenza del Consiglio. Ora, questi due aspetti già sottolineano un elemento, che la Presidenza del Consiglio non è assimilabile ai ministeri, né come struttura né come modalità di funzionamento. Tant'è vero che alla Presidenza sono riconosciute sia un'autonomia organizzativa che un'autonomia contabile che non è presente per le altre strutture ministeriali. Andiamo avanti. Perché la Presidenza è una struttura complessa e peculiare, e il Dipartimento dell'Editoria è una di queste strutture? Perché è una struttura, diciamo così, articolata con la presenza di più autorità politiche. Non è detto che tutti sappiano, io lo dico naturalmente, chi lo sa lo dirò adesso, ma chi lo sa ovviamente mi perdonerà, tutte le strutture dei ministri senza portafoglio, che volgarmente vengono definiti ministeri, anche se sono ministri, perché hanno una delega, ricevono una delega dal Presidente del Consiglio dei Ministri, quindi non hanno competenze proprie, ma hanno competenze delegate dal Presidente del Consiglio. Si potrebbe dire in qualche modo che il Presidente del Consiglio è il Ministro della Presidenza del Consiglio, se volessimo fare una brutta assimilazione. In realtà è una figura che ha una rete di competenze fissate dalla legge molto ampia, spesso orizzontale, e per questo motivo l'amministrazione di queste competenze è tradizionalmente affidata a diverse autorità politiche. Ci sono sia ministri senza portafoglio, sia sottosegretari, quindi l'ampiezza della presenza politica all'interno della Presidenza del Consiglio è molto variegata. Per dirne alcuni, il ministro senza portafoglio tra i più tradizionali, il ministro degli affari regionali, che durante il periodo di Covid avete visto, è un ministro della Presidenza del Consiglio, quindi il dipartimento che dirige è un dipartimento della Presidenza del Consiglio, come quello della funzione pubblica, come le pari opportunità, la famiglia, appunto questo dell'editoria ed altri, più il segretariato generale, che è la, diciamo così, la struttura portante, soprattutto dal punto di vista amministrativo, della Presidenza del Consiglio. Una sola notazione e vado oltre. La Presidenza del Consiglio già dall'88 ha una configurazione, come abbiamo detto, autonoma, che si riflette anche nell'assetto dirigenziale, perché prima che questo meccanismo che si vuole definire dello spoil system fosse esteso a tutti i ministeri, era già presente dall'88 nella Presidenza del Consiglio, in quanto la legge prevedeva che al cambio dei governi le figure apicali, cioè i capi dipartimento, il segretario generale e il vice segretario generale, dovessero essere riconfermati a ogni governo, perché i loro incarichi decadevano automaticamente con il giuramento. Il meccanismo è leggermente diverso, quello stesso successivamente ai ministeri, ma diciamo sostanzialmente è arrivato con almeno 10 anni di ritardo per i ministeri. Quindi la Presidenza, in queste peculiarità, aveva anche questo riflesso sull'organizzazione. Vedete qual è la struttura, vado rapidamente, del Dipartimento, che è organizzato in due uffici, quello per il sostegno all'editoria e quello per la comunicazione e l'informazione istituzionale, che si occupa anche di diritto d'autore, da cui provengono i dirigenti e i funzionari che oggi vi illustreranno i temi della comunicazione in periodo Covid. La struttura del Dipartimento, questo è solo un piccolo, così come dire, una piccola parentesi storica, è molto datata, nel senso che a partire già dal 1944 esisteva un ministro per la cultura popolare e l'istruzione, e che prevedeva l'istituzione di un sottosegretariato per la stampa e l'informazione, poi nel 1948 fino ad arrivare al 64, dove si configura come ufficio per la proprietà artistica e scientifica, e diventa l'unica direzione generale che era presente al momento del 1988, cioè dell'adozione da parte del Parlamento della legge attuativa dell'articolo 95 della Costituzione,
fino all'88 in cui quella direzione generale, costituendosi la struttura stabile della Presidenza del Consiglio, confluisce sotto forma di dipartimento nei ruoli che sono stati istituiti nella nuova organizzazione istituita dalla legge 400. Dovendo trattare l'altro tema che si riferisce ovviamente all'altro lato delle attività che fanno capo al Dipartimento, è inevitabile porsi questa domanda che trovate in questa slide così rappresentata, cioè perché, poi vedremo meglio anche perché non siamo gli unici a farlo in Europa, ma perché un sostegno al sistema editoriale e diciamo e le radici di questo sostegno, di queste politiche attive per il sostegno del pluralismo dell'informazione poi sostanzialmente, si rinvengono nell'articolo 21 della Costituzione come ripetutamente interpretato e riorientato dalle sentenze della Corte Costituzionale che sono citate. Ve ne segnalo una tra le altre, che è l'ultima, la più recente, quella che avete indicato con il numero 206 del 2019, nella quale la Corte Costituzionale ribadisce che c'è un rapporto diretto tra l'articolo 21 e la doverosità di un sostegno anche di natura economica al sistema editoriale, naturalmente di tipo no profit, territoriale, cooperativo, non ovviamente quello diciamo di grande impatto. Due numeri per dirvi un pochettino qual è il settore a cui ci riferiamo. Questi numeri sicuramente saranno cambiati perché sono valori un po' datati, ma li ho lasciati ugualmente perché vi indicano comunque aspetti fondamentali. Intanto quello del peso sul PIL, che insomma sarà intorno al 3%, potrà essere un po' meno, un po' più, ma comunque è sempre come dire, un dato significativo. Considerate che un punto di PIL italiano è dell'ordine di 16 e 18 miliardi, a seconda diciamo, del PIL dell'anno, comunque oscilla tra i 16 e i 18 miliardi. E quindi insomma 3 punti di PIL non sono pochissima cosa. In più vedete il numero degli occupati e con l'indotto va oltre il milione di addetti. Naturalmente stiamo parlando di valori che sono un po' decrescenti, perché se pensiamo diciamo, all'industria editoriale tradizionale, ovviamente avrete letto dappertutto che c'è una crisi persistente che il Covid ovviamente ha accentuato, ma che è una crisi diciamo un po' di sistema che degli ultimi 10-15 anni. Ciò non toglie che comunque continua a essere, anche nonostante la crisi, un sistema fortemente, diciamo così, d'impatto, soprattutto anche per la sopravvivenza della cultura in Italia e del pluralismo informativo, che è uno dei cardini di qualunque sistema democratico ben funzionante. Diciamo, salterei questa slide che vi ho lasciato solo perché sia chiaro che pur con tutte le innovazioni, quindi tutto l'avanzamento dell'informazione sul web, resta valido ancora oggi, pur con le vendite declinanti, il fatto che la principale fonte di ricavi per le aziende editoriali, quelle che fanno informazione, mi riferisco a quelle sia periodici che quotidiani, continua a essere la vendita diciamo, del giornale tradizionale, che non interessa più alcuni proprio classi di età, quindi alcuni soggetti, alcuni gruppi di lettorato, ma sostanzialmente rimane la fonte principale di ricavi, perché per esempio sul web anche c'è un rapporto inversamente proporzionale, cioè decresce la vendita del giornale tradizionale e cresce diciamo, la lettura sul web, e i due elementi non riescono a compensarsi in termini di ricavi. Ora, veniamo, mi avvio rapidamente alla conclusione, non voglio rubare spazio agli altri colleghi, ma vi ho posto prima una domanda, perché sostenere il sistema editoriale? E diciamo in qualche modo vi ho dato una risposta in chiave di diritto interno, cioè con riferimento al quadro costituzionale e alle norme che poi su questo quadro costituzionale si sono innestate nel tempo a partire dagli anni Ottanta e ancora oggi diciamo con le misure Covid, ma immagino, adesso non sto leggendo le domande che state facendo, ma immagino che nella testa di qualcuno di voi sarà presente la domanda: ma siamo i soli in Europa, come si è detto spesso da parte di una certa propaganda, la qualifico propaganda perché quando i dati non sono come dire sostenuti da elementi di fatto, insomma tale devono essere qualificati.
E quindi vi ho messo queste due slide che sono frutto di una presentazione che troverete anche, potete trovare via Google, mettendo, digitando nel motore di ricerca contributi diretti in Europa, quindi è una parte di una presentazione più ampia, in cui il Dipartimento ha, attraverso le ambasciate e attraverso la documentazione, ha potuto verificare che in alcuni paesi europei, li vedete elencati qui in questa tabella, ce ne sono anche altri, ma insomma fondamentalmente in questi paesi europei esistono misure di sostegno al sistema editoriale, in alcuni casi analoghe alle nostre, in altri casi diverse, ma che comunque hanno la stessa ratio, cioè quella di sostenere il sistema editoriale. Di tal che ne verrebbe, diciamo, come conseguenza che anche in paesi, vi faccio un esempio, Danimarca, Norvegia, Svezia, lasciamo perdere la Francia che è molto simile a noi come approccio e anche come sistema amministrativo, ma Danimarca, Norvegia e Svezia sicuramente sono luoghi nei quali c'è un reddito pro capite molto elevato, un'ampia propensione alla lettura e verrebbe spontaneo pensare che in questi casi non sia necessario l'intervento pubblico per sostenere il sistema editoriale. E invece anche in questi casi vedete che esistono, adesso non sono qui rappresentate singolarmente, fidatevi, questa è la sintesi ed sono elaborazioni quantitative che abbiamo fatto sui valori economici, esistono forme di sostegno sia dirette sia indirette, per capirci. Indirette sono i crediti d'imposta, l'agevolazione per gli abbonamenti per l'invio, come si fa qui per le poste, o altre forme più puntuali di intervento. Noi le ho riassunte in queste due slide che vedete perché per fare le comparazioni con l'Italia, naturalmente in questi casi bisogna trovare degli elementi comuni, perché è di tutta evidenza che i valori assoluti significano poco. Secondo uno studio che era stato fatto dalla Nielsen e dall'Oxford Institute un tempo fa, noi abbiamo utilizzato dei parametri e una relativizzazione tipica di questi strumenti, cioè lo abbiamo rapportato il valore dell'intervento complessivo alla popolazione per tirar fuori un indice pro capite che vedete in questa prima slide e relativizzando, come vi ho detto, quindi rapportando alla popolazione il valore economico, la massa degli interventi. Vedete per esempio che l'Italia non si colloca ai primi posti, si è rapportata ai suoi 60 e poco più milioni di abitanti, laddove la Danimarca ne ha 5 milioni e 7. Ma abbiamo fatto un secondo passaggio, che è l'ultimo, poi vi lascio, che si riferisce al rapporto con il PIL, perché se lì abbiamo fatto il rapporto tra valore assoluto di una tipologia di interventi, cioè quelli che sono gli interventi, diciamo così, diretti, in cui c'è un trasferimento di risorse pubbliche direttamente a fondo perduto verso gli organi di stampa, nella seconda slide abbiamo messo insieme tutto il complesso delle risorse che i paesi che vedete elencati qui sulla sinistra mettono a disposizione del sistema editoriale e le abbiamo rapportate al PIL. Perché le abbiamo rapportate al PIL? Perché abbiamo detto, benissimo, il valore assoluto delle politiche, quello che pesano le politiche per il sostegno al sistema editoriale, naturalmente deve trovare un qualche riscontro in quella che è la ricchezza del paese. È evidente che se io sono più ricco potrò spendere un po' di più, se sono più povero potrò spendere un po' di meno. Naturalmente questo dato ci permette le solite comparazioni. E ancora una volta, vedete che in queste comparazioni sui valori assoluti rapportati al PIL di riferimento del paese, l'Italia si colloca ancora una volta al penultimo posto. Quindi, le conclusioni che volevo trarre, prima di salutare, erano due. Il sistema editoriale italiano è sostenuto né più né meno come si fa in tutta Europa, basta guardare i paesi civilissimi e, diciamo così, dall'ottimo funzionamento di mercato e del sistema pubblico. Che naturalmente questo problema segnala che da solo il sistema editoriale, essendo ad alto fallimento di mercato ed essendo peraltro molto importante per il buon funzionamento della democrazia, richiede che ci sia qualcuno che in qualche modo, o con forme di agevolazione dirette o indirette, lo aiuti a stare sul mercato, perché da solo il mercato in questo caso non funziona. Io mi fermerei qui.
Vi saluto e vi lascio ai collaboratori che proseguiranno questo webinar. Buongiorno a tutti. La ringrazio, consigliere, la ringrazio. Passerei la parola quindi al dottor Russo che ci parlerà del rapporto tra la legge 150 e la comunicazione istituzionale. Prego, dottor Buongiorno, Russo. grazie consigliere Serre, grazie dottoressa Mulas. Allora, anche io cercherò di essere il più rapido possibile. Dunque, avete visto quindi l'inquadramento generale organizzativo del Dipartimento. Una delle funzioni del Dipartimento è appunto quella di svolgere l'attività di comunicazione istituzionale. Questa attività, come diciamo in tutte le strutture pubbliche, si basa su un quadro normativo ben preciso che io ho sintetizzato in questa prima slide. Quindi si parla del Dipartimento nella legge 165 del 2001, che è il testo unico sull'impiego pubblico, nel quale si stabiliscono le funzioni sinteticamente, quindi conoscenza di normative, servizi e strutture, ma poi diciamo, come dire, le funzioni più precise sono elencate e stabilite dalla legge più importante che ancora oggi regola la comunicazione istituzionale, che è la legge numero 150 del 2000, e la vedremo successivamente più in dettaglio. Poi il DPCM dell'ottobre 2012, citato anche nelle slide del consigliere Sepe, nell'organizzare appunto la presidenza del Consiglio, attribuisce al Dipartimento Informazione e Editoria alcune attività che sono lì elencate, tra cui anche quella appunto di comunicazione istituzionale. Allora, dicevo della legge 150, 7 giugno del 2000. È una legge molto importante che, per quanto sia ormai abbastanza datata, è ancora la legge cardine sulla quale si basa tutta l'attività di comunicazione istituzionale, perché in quella legge venivano definite alcune figure importanti, venivano a definire le attività e i compiti di alcune figure che sono il portavoce del presidente, gli uffici di relazioni con il pubblico e gli uffici stampa. La legge, diciamo, oltre a definire queste figure importanti che esistono in tutte le amministrazioni centrali, alcune volte anche in quelle non centrali, pubbliche, definisce anche, faceva una differenza fra informazione e comunicazione, cioè intendendosi l'informazione per quella fatta, dagli organi che si relazionano con i mezzi di comunicazione di massa, quindi gli uffici stampa, e quindi diciamo informazione unidirezionale verso quel tipo di media. Poi la comunicazione, che può essere divisa in comunicazione distinta, in comunicazione esterna e interna, e appunto sotto la categoria di comunicazione esterna va la comunicazione istituzionale, che è quella che diciamo, va a livello così concettuale distinta anche dalla comunicazione politica, perché la comunicazione istituzionale è quella che persegue determinati obiettivi ben precisi e stabiliti dalla legge 150, laddove la comunicazione politica è quella che gli organi politici nella loro autonomia fanno per rendere nota la loro attività. E infatti all'articolo 1,5 la legge 150 stabilisce le funzioni della comunicazione istituzionale, che sono far conoscere le norme per facilitarne l'applicazione, quindi quando esce una nuova norma si può fare una campagna di comunicazione per spiegarne il contenuto. Cosa fanno le istituzioni? Quindi ad esempio, se vengono istituite delle nuove autorità indipendenti, le loro funzioni, cosa fanno, diciamo, i vantaggi per i cittadini, favorire l'accesso ai servizi pubblici, ad esempio se viene istituito un,
un nuovo sistema, per esempio, di accesso ad alcuni servizi online, questo viene reso noto alla popolazione in questo modo. Temi di elevato interesse pubblico, come ad esempio le campagne contro la violenza sulle donne o le campagne contro le discriminazioni, fanno parte di questa categoria. Semplificazione delle procedure e modernizzazione. Ogni qualvolta viene introdotta una semplificazione, vi faccio un esempio, per esempio, anche se un po' datato, ma il 730 precompilato è un classico esempio di una semplificazione che è stata resa nota poi con una campagna di comunicazione. E curare l'immagine delle amministrazioni. Tante volte avrete visto sicuramente campagne che avevano come oggetto l'immagine delle istituzioni. Ora, sempre seguendo il filo della legge 150, questa legge per la diffusione delle campagne cosa fa? Riserva degli spazi, appunto degli spazi pubblicitari, possiamo chiamarli così, anche se tecnicamente sono definiti di comunicazione, appunto. Istituzionale che la RAI deve mettere a disposizione della presenza del Consiglio. Quindi ci sono un certo numero di passaggi sulle reti generaliste e anche sul canale tematico RAI News e anche sulle reti radiofoniche, nelle quali appunto la presidenza del Consiglio può pianificare le proprie campagne e la RAI le deve trasmettere. Qui ho messo un ciclo di Deming definito, e cioè è una schematizzazione del processo logico, non so perché siamo tornati all'inizio, ecco qua, del processo logico con il quale viene messa in piedi una campagna di comunicazione. Quindi c'è una fase di pianificazione, cioè una richiesta da parte dell'amministrazione interessata, o da parte del Dipartimento o della struttura della Presidenza che, come vi ha spiegato il consigliere Sepe, appunto, esistono anche dei ministri senza portafoglio all'interno della Presidenza che presidiano determinate aree, e a questo segue un brief, che è un documento sintetico nel quale si evidenziano gli obiettivi della campagna, cosa si vuole fare e diciamo il contenuto richiesto della campagna, che è poi un documento che viene dato poi viene trasmesso alle agenzie alle quali viene chiesto poi una proposta in un'ottica di concorrenza tra di loro, di confronto competitivo. Viene implementata la campagna, questa campagna viene monitorata, quindi nella fase cosiddetta check, e il monitoraggio serve ad affinare e a raffinare la campagna e poi appunto sulla base di questi risultati agire, cioè implementare migliori soluzioni per attivare nuove campagne e quindi ritornare un'altra volta alla fase di pianificazione. In questa slide quello che vi ho detto, diciamo dal punto di vista logico nella precedente slide, è definito dal punto di vista amministrativo, quindi tutto parte con una richiesta che viene fatta dall'autorità politica che presiede l'amministrazione richiedente. Parte una procedura di affidamento che viene fatta appunto con criteri, nel rispetto dei principi stabiliti dal codice dei contratti pubblici, che sono quelli anzitutto della parità di trattamento, della concorrenza, della rotazione e quant'altro, insomma in tutti i codici, appunto, i principi resti al codice. Vi ho segnalato lì nelle slide il DL 76, che è il DL semplificazione che è uscito l'anno scorso, con il quale appunto per alcune parti viene derogato il codice e quindi si procede ai sensi di quella norma. Viene fatta una determina a contrarre sempre come prescritto dal codice, si scrive il brief, che è appunto quel documento di cui poi peraltro si occuperanno le colleghe nelle successive presentazioni. C'è una commissione di valutazione nella quale siede anche un rappresentante dell'amministrazione richiedente, la campagna,
viene aggiudicato il servizio ha l'offerta migliore che è stata presentata e infine, appunto, fatte tutte le dovute verifiche, si stipula il contratto con un'agenzia specializzata che realizzerà concretamente poi il materiale creativo, la campagna. Dal punto di vista dei mezzi di comunicazione, oltre agli spazi che abbiamo visto sulla RAI, le campagne possono essere diffuse anche su altri mezzi di comunicazione a pagamento attraverso una pianificazione fatta con le concessionarie dei vari media, che possono essere televisioni private, radio, possono essere testate giornalistiche, quindi stampa, periodici, quotidiani e anche i social media. E sui social media non mi dilungo perché successivamente appunto ci sarà una presentazione ad hoc. Che nel appunto farvi vedere un caso pratico vi farà vedere anche che cosa succede appunto nella pianificazione su social media. Vabbè, su questa diciamo vado velocemente, sono le caratteristiche che deve avere una campagna, ovviamente semplicità, chiarezza, devono essere realizzate professionalmente, quindi assolutamente sono ingaggiate le migliori agenzie che appunto presentano delle offerte assolutamente professionali. Vi faccio notare il fatto che una buona campagna sia in grado di attivare un dialogo con i cittadini e quindi avere relazioni bidirezionali, e questo succede sicuramente molto con le campagne sui social, come potrete vedere. Una notazione, esiste una norma nel testo unico dei servizi audiovisivi, il DLGS 177, che impone a tutte le amministrazioni, ma anche alla Presidenza del Consiglio, di osservare delle soglie di investimento minimo nel momento in cui si acquistano spazi di comunicazione su determinati mezzi. Quindi non meno del 50% in un anno delle somme impegnate devono essere impegnate per acquisto di spazi sulla stampa o su mezzi equiparati, significa su stampa sia tradizionale che su web. Non meno del 15% di queste somme, di tutte le somme impegnate, devono essere investite sulle emittenti televisive radiofoniche locali. È una norma evidentemente a sostegno di determinate diciamo, realtà produttive. Arriviamo al monitoraggio. Ogni campagna, come vi dicevo, va monitorata e i risultati vanno valutati per appunto chiarirne, per testarne l'efficacia e per avere quindi le informazioni per procedere con le successive campagne. Chiudo facendovi vedere alcune cifre che sono relative al 2020. Il 2020 è stato un anno molto molto intenso per via del fatto che appunto che la gran parte delle nostre campagne di comunicazione hanno avuto come oggetto il Covid, sia per appunto diffondere i buoni comportamenti che la cittadinanza doveva avere per cercare di contenere l'epidemia, sia per rendere nota alla cittadinanza le misure che il governo aveva messo in campo appunto per il sostegno. Qui ci sono 22 campagne di comunicazione realizzate in tema di Covid-19. Vedrete nelle successive presentazioni alcuni casi concreti di campagne sia sui mezzi tradizionali sia, come dicevo, sui mezzi social. Ci tengo a sottolineare che questo lavoro è stato fatto in smart working, cioè è stato un anno che, come sapete, nel quale avevamo l'obbligo di svolgere la nostra attività in smart working, e questo è stato fatto senza, diciamo, senza che l'attività del Dipartimento fosse minimamente ridotta o senza che fosse minimamente diciamo, compromessa dal fatto che il lavoro fosse svolto in attività di smart working. Quindi, le cifre, vabbè, non ve le sto a snocciolare, ma evidentemente sono delle cifre molto importanti e questo ci rende molto orgogliosi. Bene, allora grazie e passo la parola, sperando di non aver rubato troppo tempo, ai colleghi che mi seguono.
No, è stato perfetto, ha proprio rispettato i suoi tempi. Grazie mille. Passerei la parola alla dottoressa Lanzilotto, che invece ci parlerà delle case history, delle campagne Evitiamo il contagio e Domino. Allora, grazie Benissimo. Buongiorno dottoressa a tutti. Lanzilotto. Prego. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Io sono un funzionario del Servizio per la Comunicazione Istituzionale e mi occupo della realizzazione, della pianificazione delle campagne di comunicazione e appunto in questa occasione parliamo delle campagne che sono state realizzate dal Dipartimento in occasione appunto del tema Covid. In particolare due campagne che si collocano all'interno di un progetto molto più ampio. Il dottor Russo prima appunto parlava di 22 campagne di comunicazione che il Dipartimento ha realizzato sul tema Covid e 39 campagne che sono state pianificate sui vari mezzi. Tutte queste campagne sono state realizzate con un'attenzione quotidiana all'evolversi della pandemia, cercando di studiare quale potesse essere la modalità di comunicazione più idonea ed efficace per riuscire a parlare ai cittadini. E tutte le campagne sono state realizzate in collaborazione con le varie amministrazioni o uffici competenti, nello specifico il portavoce, l'ufficio stampa del Presidente, il Dipartimento per la Protezione Civile, gli altri uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio, il Ministero della Salute. Entrando nello specifico di queste due campagne, vediamo praticamente sono due esempi, una campagna si chiama Domino, l'altra Evitiamo il contagio. E sono state appunto realizzate da noi con l'obiettivo di riuscire ad indirizzare e orientare i cittadini verso scelte responsabili e consapevoli. Partiamo con Domino. Allora, Domino è stata una campagna che è stata realizzata essenzialmente per una diffusione sui social e il tema essenziale è il distanziamento sociale, cioè un coronavirus stilizzato colpisce in successione una serie di tessere di un domino che, essendo molto ravvicinate tra loro, cadono. Laddove invece la distanza è assicurata, le tessere rimangono in piedi, poi lo vedremo più tardi. Il claim della campagna è la distanza a fare la differenza, facciamolo per noi, facciamolo per tutti. Dovremmo riuscire ad andare avanti con le slide. No, siamo arrivati alla fine. La seconda campagna è Evitare il contagio. Allora, in questo caso, mentre la prima era una campagna in grafica animata, questa Evitare il contagio invece praticamente spiega quali possono essere le raccomandazioni prioritarie per evitare gli incrementi di contagio. Attraverso praticamente un girato, quindi c'è un set che è stato realizzato dall'agenzia di comunicazione e in questo set praticamente si vedono le situazioni a rischio e quelle invece corrette, poi lo vedremo più tardi. Tutte e due queste campagne sono state diffuse sulle reti RAI e sulle piattaforme social Facebook e Instagram, attraverso le pagine istituzionali di Palazzo Chigi, del Ministero della Salute e degli uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio e sui canali istituzionali YouTube. E hanno avuto importanti sponsorizzazioni offerte a titolo gratuito dalle piattaforme. Per realizzare queste campagne noi ci avvaliamo praticamente di uno strumento che è essenziale, si parte dal brief. Il brief praticamente contiene al suo interno tutti quegli elementi importanti per spiegare e chiedere all'agenzia la realizzazione di una campagna e di centrare il messaggio. Praticamente
Praticamente il brief è composto da una serie di paragrafi con testo, l'oggetto della campagna, gli obiettivi che si vogliono perseguire, il target primario e secondari, il messaggio con una call to action, con un rimando al sito internet nell'ambito del quale si riesce poi ad avere una serie di informazioni aggiuntive. Il tono, il linguaggio, ogni campagna è studiata nei minimi particolari, nei termini che vengono utilizzati attraverso lo script, c'è cioè uno studio attentissimo da questo punto di vista, e nello storyboard delle immagini, della sequenza delle immagini. Quindi nel brief ci sono poi i servizi e i prodotti che andiamo a chiedere, che sono dallo spot televisivo ai banner, ad altri strumenti di comunicazione che poi vengono utilizzati sui vari mezzi. Allora, l'oggetto della campagna, nello specifico appunto di Evitiamo il contagio, che è la campagna che adesso andiamo un pochino ad analizzare in maniera un pochino più particolare, l'oggetto della campagna in questo caso è appunto la fase 2 della pandemia. Siamo nel maggio del 2020, subito dopo il primo lockdown. Quali sono i comportamenti corretti da tenere per evitare il contagio? Quali sono gli oggetti che possono diventare oggetto di contagio, i comportamenti che possono esserlo e i gesti quotidiani che noi svolgiamo anche in modo distratto e inconsapevole. Lo spot, quindi, come dicevo prima, è stato praticamente composto di due parti, una prima parte con i comportamenti che costituiscono una fonte di contagio possibile, una seconda parte invece che riguarda i comportamenti corretti per ridurre la trasmissione del virus. A chi si è rivolta la campagna? Ovviamente in questo caso il target è assolutamente trasversale, quindi è rivolta a tutti i cittadini italiani. Il messaggio che si è voluto evidenziare, il messaggio da trasmettere, come avviene la trasmissione attraverso il droplet, per esempio una persona che starnutisce o che parla di fronte a un'altra a distanza ravvicinata, le superfici e gli oggetti contaminati che se toccati possono diventare una fonte di contagio e mettere in evidenza comportamenti consueti e spesso inconsapevoli. Le aree di contagio, mani, oggetti, gli ambienti e ad alcuni ambienti in particolare dove la trasmissione può essere più possibile, più facile, l'ascensore, l'autobus. Quindi successivamente le immagini ripropongono invece dei comportamenti corretti da tenere, quindi la distanza, l'igiene delle superfici, non toccarsi occhi, naso, bocca con le mani, lavarsi le mani frequentemente, utilizzare le mascherine. Un aspetto molto importante ovviamente è il linguaggio che deve essere chiaro, diretto, per essere la campagna efficace, pur ovviamente avendo quelle caratteristiche tipiche della comunicazione istituzionale. Quali sono i servizi e i prodotti che sono stati richiesti? Allora, per lo spot Domino, quindi realizzato in grafica animata che poi vedremo, è stato praticamente uno spot televisivo che è andato sulla Rai, che è stato promosso e pianificato sulle reti Rai e sui canali social e web, con una durata di 30 secondi. Lo spot Evitare il contagio è stato invece appunto un girato, che è stato poi pianificato sulla Rai, sui canali social e sul web. Uno spot radiofonico, se quindi Evitare il contagio ha avuto anche la versione radiofonica da 30 secondi, e poi sono stati realizzati dei post in grafica per i social. Si è passati quindi dalla fase di ideazione, quindi dal brief, che è il documento che parte dal dipartimento, analizzato e studiato insieme all'agenzia di comunicazione che ne ha curato la realizzazione, siamo alla fase quindi a questo punto della produzione, quindi il set per quanto riguarda il girato, l'elaborazione grafica, il montaggio, lo speakeraggio e la sonorizzazione, la finalizzazione.
e quindi la consegna dei materiali al nostro dipartimento per un controllo tecnico e per la verifica della presenza di eventuali marchi pubblicitari all'interno degli spot stessi, che ovviamente devono essere tutti eliminati. Possiamo lanciare lo spot domino. È la distanza a fare la differenza. Facciamolo per noi, facciamolo per tutti. Bene. Questi sono i post per i social che hanno avuto un'ampia diffusione. Questo Instagram, prima Facebook. Appunto, la campagna Domino è stata pianificata sulle reti Rai generaliste e sul canale tematico Rai News 24 dal 13 maggio al 9 giugno e ha avuto un totale di oltre 200 passaggi, con 238 milioni di contatti lordi, quindi numeri importanti. Per quanto riguarda i social, e sono stati la campagna è stata pianificata sui canali Facebook e Instagram di Palazzo Chigi. Anche qui c'è stata una diffusione dal 13 maggio, quindi, come abbiamo detto, dopo il primo lockdown fino al 27 maggio, e anche qui c'è stata una importante copertura, 11 milioni e più di un milione e sette di interazioni. Quindi è stata una campagna molto performante. Adesso vediamo lo spot Evitiamo il contagio, il girato. Il coronavirus può ancora toccarci da vicino. Tocca a noi fermarlo. Manteniamo sempre la distanza interpersonale di almeno un metro. Copriamo naso e bocca nei luoghi chiusi e all'aperto se non è possibile assicurare il distanziamento. Igienizziamo le superfici e laviamo le mani spesso con acqua e sapone o con un gel a base alcolica. Facciamolo per noi. Facciamolo per tutti. Le raccomandazioni per evitare il contagio sono su salute.gov.it. Dobbiamo rivederlo dall'inizio, cortesemente. Possiamo rilanciarlo dall'inizio? No, dall'inizio. Il coronavirus. Dall'inizio. Il coronavirus può ancora toccarci da vicino. Tocca a noi fermarlo. Dovremmo farlo. Teniamo sempre la... ...per personale di almeno un metro. Copriamo la sebocca. Se bocca nei luoghi chiusi e all'aperto se non è possibile assicurare il... In questa nuova fase di convivenza con il coronavirus, evitiamo comportamenti scorretti. Il coronavirus può ancora toccarci da vicino. Tocca a noi fermarlo. Manteniamo sempre la distanza interpersonale di almeno un metro. Copriamo naso e bocca nei luoghi chiusi e all'aperto se non è possibile assicurare il distanziamento. Igienizziamo le superfici e laviamo le mani spesso con acqua e sapone o con un gel a base alcolica. Facciamolo per noi. Facciamolo per tutti. Le raccomandazioni per evitare il contagio sono su salute.gov.it. Bene, allora questa campagna che è stata studiata nei minimi particolari ovviamente per cercare di essere efficace è riuscita nell'intento. Abbiamo avuto una pianificazione importante dal 14 maggio al 16 giugno sempre sulla RAI e sul canale tematico Rai News 24 per oltre 600 passaggi e con 264 milioni di contatti lordi. Così pure sui social, anche questa pianificata sui canali Facebook e Instagram di Palazzo Chigi,
dal 15 maggio al 29 maggio, e anche qui c'è stata una copertura molto importante, moltissime interazioni, quindi sono state ambedue queste due campagne assolutamente performanti sia sui social che sugli altri mezzi, e hanno avuto moltissime condivisioni. Bene, allora vi ringrazio e passo quindi la parola a questo punto a Francesca Donoppio. Benissimo. Perfetto. Così, dottoressa Mulas, prima di passare la parola alla dottoressa Donofrio, poiché vedo che ci sono alcune domande, magari volevo dare delle risposte velocissime. Prego. Allora, Francesco Napoli chiede, volevo sapere se è prevista da parte del vostro dipartimento una riorganizzazione degli uffici di comunicazione dei ministeri. Allora, il dipartimento non ha il potere di riorganizzare gli uffici degli altri ministeri, cioè ciascun ministero ha la propria autonomia organizzativa, e quindi è un'iniziativa che deve essere presa da ciascuna organizzazione autonomamente. E soprattutto una formazione specifica. All'interno della PCM c'è una formazione costante, ci sono corsi molto spesso per i dipendenti e per i dirigenti, anche in materia di comunicazione. Sulle altre amministrazioni non le so dire. Pietro Zilio chiede, vorrei sapere se com'è possibile usare i mezzi tradizionali per realizzare campagne bidirezionali interattive. Allora, i mezzi tradizionali non consentono un'interattività, salvo, diciamo, registrare quello che viene appunto detto sui social, appunto, riguardo una campagna tradizionale. Quindi, come appunto vedrete perfettamente anche nella prossima presentazione, con i social media si può effettivamente raggiungere questo obiettivo di bidirezionalità. Distanza sociale o distanza fisica? Credo che qui sia stata semplicemente una traduzione semplice da quello che succedeva anche in inglese, perché in UK si è cominciato a parlare di social distance e quindi la distanza è diventata sociale. Penso che il meccanismo sia stato banalmente questo. È possibile misurare gli outcome di queste campagne? Certo che sì, riprendendo l'esempio che avevo fatto sulle dichiarazioni dei redditi precompilate, dopo la messa in onda della campagna c'è stata un'impennata fortissima, perché era facoltativa all'epoca, e c'è stata un'impennata fortissima delle dichiarazioni precompilate. Faccio questo esempio molto banale. Questo caso sostiene un'interessante questione, vista l'incertezza su molti elementi relativi a quello che effettivamente può causare il contagio. Su queste, diciamo, lascio le risposte alle colleghe dopo le loro, la collega Francesca Donovi, eventualmente dopo la sua presentazione. Grazie. Eccomi qua, buongiorno a tutti, grazie della vostra partecipazione. Cerco di andare veloce perché insomma il tempo a disposizione che è rimasto non è tantissimo, quindi la mia presentazione ha come oggetto una case study specifica che riguarda una campagna di comunicazione che il nostro ufficio ha fatto esclusivamente sui mezzi social, quindi su Facebook e Instagram, sempre all'interno dello scenario dell'emergenza Covid. Dunque, durante la seconda ondata del Covid-19 ci siamo resi conto che, oltre a tutto il lavoro che già era stato fatto e che quindi doveva comunque continuare a essere ricordato, un aspetto molto importante era sottolineare quanto fosse necessario adottare nella vita quotidiana i corretti comportamenti di prevenzione al fine di limitare la diffusione del contagio. E qui abbiamo limitato i corretti comportamenti di prevenzione sulla scia di quello che hanno fatto anche molti altri paesi europei, in particolare proprio UK, ovvero le tre semplici regole, questo è anche il titolo della campagna e della case study che vi sto presentando, quindi i comportamenti principali che sono indossare la mascherina, mantenere la distanza e lavare spesso le mani.
Quello che abbiamo deciso di fare è stato concentrarci unicamente sulle piattaforme social. Tra l'altro Facebook ci ha dato nel corso di tutta la pandemia una ampia disponibilità a sostenerci con dei crediti pubblicitari e con anche la consulenza di un team dedicato che ci ha affiancato nella progettazione di queste campagne e nella misurazione dei risultati. Quindi abbiamo realizzato una campagna a pagamento sponsorizzata che potesse indirizzarsi a target specifici. Quindi quello che è importante sottolineare di questa campagna rispetto alle altre è che oltre al target, diciamo, generalista, comune alle campagne che ha illustrato precedentemente la mia collega, qui abbiamo deciso di individuare dei target specifici sia per età che per professione che per segmentazione geografica, ai quali inviare dei messaggi personalizzati. L'obiettivo della campagna, come dicevo all'inizio, era promuovere l'adozione dei principali comportamenti corretti di prevenzione, quindi mascherina, distanza, mani. Come abbiamo individuato il target? Il target trasversale è quello comune alle campagne precedenti, quindi cittadini da 14 a 65 anni, con un'attenzione specifica alle giovani famiglie che sono più sensibili rispetto al tema del contagio delle proprie famiglie. I target specifici invece sono emersi alla luce delle analisi che abbiamo fatto sulla base dei sondaggi di cui disponiamo, dell'esperienza diretta che abbiamo fatto nel periodo di convivenza con la seconda ondata del virus e dell'analisi anche delle conversazioni sui social media proprio sul tema del rispetto delle regole, in particolare di indossare la mascherina. Forse ricorderete che proprio in quel momento dell'anno, quindi stiamo parlando di dicembre, novembre-dicembre, quindi la fine del 2020, anche il Presidente del Consiglio ha fatto una campagna massiva indossando per primo la mascherina e facendosi ritrarre molto frequentemente sui suoi profili social proprio con indosso la mascherina, quindi cavalcando questa ondata di rilevanza data proprio alla centralità di questa semplice regola di prevenzione. Abbiamo segmentato il target e ci siamo indirizzati ai giovani, laddove con giovani la piattaforma ci segmenta in particolare i 14-24 anni che si sono rivelati particolarmente restii soprattutto all'adozione della mascherina. E poi questo target complesso da noi definito, non solo da noi ma anche da tutti i media, il target dei negazionisti, cioè coloro che proprio si oppongono quasi che negano l'esistenza del problema, negano l'esistenza del coronavirus e di conseguenza mettono al di sopra di qualsiasi regola e ritengono di non dover adottare nessuno dei comportamenti invece suggeriti e prescritti. Non è stato facile segmentare sulla piattaforma quale fosse questo gruppo di interesse al quale mandare i messaggi. Con l'aiuto ovviamente dello staff di Facebook ci siamo concentrati sui cittadini tra i 25 e i 60 anni, soprattutto legati al mondo della piccola imprenditoria e ovviamente dei commercianti dei vari settori che sfortunatamente nel corso della pandemia sono stati colpiti da restrizioni e quindi hanno visto una limitazione molto forte della loro attività professionale abituale. Come abbiamo deciso di parlare a questi segmenti di target? Sia per i target generalisti, ma in particolare per i target specifici, abbiamo utilizzato diversi formati, quindi non soltanto i video per il feed, e intendiamo sia il feed di Facebook sia il feed di Instagram, ma anche stories su Instagram, in particolare per il target dei giovani, e poi abbiamo utilizzato anche il formato del carosello su Facebook, questo per il target generalista. Abbiamo usato creatività e font che ci rendessero più facile una narrazione veloce, che potesse quindi comunicare rapidamente il contenuto e renderlo più facile nella fruizione e nella memorabilità. Cosa che va sempre tenuta presente quando si lavora sui social media, poiché il 90% della fruizione di questi contenuti avviene sul telefonino. Quindi è molto importante che i contenuti siano i cosiddetti contenuti snack, cioè facili da fruire e da consumare, ma al tempo stesso utili a trasmettere un messaggio che possa essere ricordato.
Come forse ho accennato prima, la campagna è stata diffusa nel mese di dicembre del 2020, è durata 3 settimane, è andata sui canali social di Palazzo Chigi, su Facebook e su Instagram. Tra poco vi mostrerò alcuni contenuti, non vi sorprendete se non li avete mai visti, se non sono mai arrivati sui vostri telefonini, poiché appunto la segmentazione del target era specifica e inoltre tutta la campagna è stata fatta sotto forma di dark post, cioè è stata una campagna che non è rimasta diciamo fissa, se l'andate a cercare adesso sui canali di Palazzo Chigi non la trovate, è girata soltanto in dark durante il periodo della sponsorizzazione. Qui vi dico un attimo di numeri, di risultati, perché giustamente, come abbiamo visto anche nelle vostre domande, c'è la curiosità di sapere poi come le campagne funzionano, quali sono poi i risultati rispetto agli obiettivi che ci si prefigge. Allora, in termini molto ampi, sappiamo che la campagna ha raggiunto complessivamente 12 milioni di persone e le interazioni complessive, quindi condivisioni, like e commenti, sono state 3 milioni. Quindi questi sono numeri secchi, molto alti e quindi di sicuro la campagna da questo punto di vista è andata bene. In questa campagna, che possiamo chiamare tre semplici regole, o noi diciamo nell'ufficio più per semplicità l'abbiamo chiamata mascherina distanza mani, ecco, questa nostra campagna è stata importante perché abbiamo deciso per la prima volta, proprio perché avevamo anche il supporto di Facebook, che devo dire si è dedicato molto ad aiutarci in questo, per la prima volta abbiamo deciso di applicare alla campagna uno studio di brand lift, che è uno strumento che Facebook mette a disposizione per misurare gli effettivi risultati delle campagne. Mi spiego meglio. Quando parliamo di reach, noi sappiamo che la nostra campagna in quelle 3 settimane con quell'importo speso ha raggiunto 12 milioni di persone. Poi sappiamo che ha generato 3 milioni di reazioni e quindi possiamo fare una percentuale di engagement che quei contenuti hanno generato. Tuttavia noi non possiamo sapere quante di quelle 12 milioni di persone che hanno visto apparire anche più di una volta il nostro contenuto di advertising sul loro telefono abbiano poi ricordato che la Presidenza del Consiglio gli ha dato un messaggio e che tipo di messaggio gli ha dato. Ecco, lo studio di Brand Lift in parte colma questa, cioè risponde a questa esigenza, cioè ci consente di sapere attraverso un incremento percentuale che si verifica tra il gruppo che ha effettivamente ricevuto l'advertising e un gruppo di controllo che invece non è stato esposto all'advertising, possiamo sapere che percentuale di incremento c'è stata sia sulla ad recall, ovvero la memorabilità della campagna, quindi io ricordo di aver visto una pubblicità della Presidenza del Consiglio, sia sull'importanza percepita dei corretti comportamenti, cioè io ho capito che indossare la mascherina è importante perché mi è arrivata questa pubblicità. Come vedete i risultati del brand lift sono piuttosto soddisfacenti, quindi un più 2.4 per la memorabilità e un più 1.5 per quanto riguarda i corretti comportamenti. Rapidamente vi dico che la campagna è anche stata scelta da Facebook per essere inserita nelle case studies internazionali sul sito proprio che Facebook dedica alle campagne di comunicazione istituzionale, quindi ai governi e ai partiti politici anche, quindi abbiamo avuto un riconoscimento insomma della creatività e del lavoro fatto con questa campagna. E qui vi presento l'oggetto di quello che stiamo parlando. Allora, questa è una slide statica, quindi voi vedete singoli frame di un carosello, poiché come vi dicevo prima, per il target trasversale abbiamo utilizzato sia video per il feed, sia storie per Instagram, sia il famoso carosello. Il carosello è proprio questo, chiaramente visto così sono soltanto frame statici, ma per chiunque di voi abbia un po' di familiarità con le pubblicità e i contenuti che arrivano sui vostri telefonini,
lo dovete immaginare che si scrolla col dito, quindi il primo messaggio che vi appare: indossa la mascherina, segue, mantieni la distanza, il terzo frame: lava spesso le mani, un frame riassuntivo che ve li mette tutti in fila con l'hashtag 3 semplici regole e ovviamente alla fine lo stemma della Presidenza del Consiglio, che è la firma istituzionale del contenuto. Questo carosello ha raggiunto 10.9, questa campagna, non soltanto il carosello ma tutti e tre i formati, ha raggiunto da sola 10.9 milioni di persone. Vado avanti e prego di far partire il video, qui vi mostro... Questa, come avete visto, possiamo tornare alla slide, è la storia di Instagram, una delle tre storie di Instagram, ve ne ho mostrato soltanto una perché appunto poi il monitoraggio Facebook ci ha detto che sul target 14-24 questa è stata quella che ha performato meglio rispetto alle altre tre. C'erano comunque altre tre storie impostate più o meno nello stesso modo con messaggi mirati. E come avete visto dal linguaggio, quindi proprio dal wording che abbiamo scelto, dal tipo di messaggio che abbiamo dato, anche dal visual che abbiamo selezionato, si è trattato di un tipo di messaggio particolarmente indicato per i ragazzi e abbiamo scelto infatti di posizionarlo esclusivamente nelle storie di Instagram. Abbiamo raggiunto 1.8 milioni di contatti. Con lo stesso criterio vi faccio vedere il video per il feed, in questo caso, fatto su quello che abbiamo definito il target dei negazionisti. Anche qui ce n'erano tre diverse declinazioni, vi mostro quella che ha performato meglio. Possiamo farlo partire. Ok, ecco, anche qui abbiamo cercato di enucleare un messaggio forte anche con delle immagini un pochettino più impattanti, no? Quindi far vedere proprio quello che vedete nel frame di apertura, quindi la malattia che può colpire tutti e quindi sentirsi al di sopra della malattia oppure negarne addirittura l'esistenza può essere un grosso rischio per te e per le persone che ami. Quindi questo insomma è la sintesi di questa campagna, spero vi sia piaciuta e vi ringrazio ancora per la partecipazione. Grazie, complimenti. Alle domande. Prego, prego. Sono rimaste due domande. Allora, esatto. Maria Fortino chiede: questo caso solleva un'interessante questione rispetto a quello che dice la dottoressa Freschi, vista l'incertezza su molti elementi relativi a quello che effettivamente può causare il contagio, ad esempio il contatto con superfici, come sono stati individuati i contenuti da veicolare dal punto di vista strettamente scientifico? Allora, le campagne che voi avete visto sono state realizzate in stretta collaborazione con le amministrazioni competenti, in primis il Ministero della Salute. Quindi tutte le affermazioni fatte in quelle campagne sono state sottoposte al vaglio del Ministero della Salute e ai propri organi interni, anche dal punto di vista scientifico, e in base alle conoscenze che c'erano in quel momento sono state ritenute, diciamo, l'espressione più coerente e più aderente alla realtà che si potesse utilizzare. Potrebbe illustrare le ragioni del passaggio del concetto distanza sociale a distanziamento interpersonale? Allora, non ho idea di chi abbia avuto il primato del cambiamento di lessicale da distanza sociale. Personalmente posso immaginare che, poiché distanza sociale può essere interpretato in un'accezione più ampia di quella semplicemente relativa alla distanza fisica tra le persone,
a un certo momento si è ritenuto di passare a questa espressione più circoscritta, più tecnica, ma francamente chi abbia avuto questa iniziativa non glielo so dire. Bene, grazie a tutti di nuovo Grazie, grazie, è stato molto interessante. Grazie ai relatori, dottor Russo, dottoressa D'Onofrio, dottoressa Lanzilotto e il consigliere Sepe. Complimenti al Ministero, al Dipartimento e grazie per la partecipazione a tutti i partecipanti. Al prossimo webinar.